senza le reti. La storia della radio, protagonista per un giorno al Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo. È l'evento che si è tenuto sabato in occasione della 7ª edizione del World Radio Day, l'iniziativa indetta dall'UNESCO per ricordare l'anniversario della prima trasmissione radio delle Nazioni Unite avvenuta nel 1946. Penso che rimarrà sempre uno dei mezzi più attivi, più funzionali, più utili, anche perché si può avvalere oggi di una serie di tecnologie più avanzate, più aperte, come la banda larga, eccetera. E quindi l'importanza della radio rimarrà, del resto lo testimonia anche questa giornata e questa celebrazione. Noi ci troviamo nel luogo che racconta la storia della comunicazione e quindi siamo estremamente interessati a far sì che i giovani, in un'epoca in cui le fonti di informazione arrivano a migliaia, da decine e decine di punti e di soggetti diversi, senza controllo e senza alcuna forma di verifica, imparino a comprendere come si è sviluppato il fenomeno e quindi anche a controllarlo. L'evento è stato inoltre l'occasione per ricordare il trentennale della pubblicazione del volume Il mondo in casa, i primi 40 anni di storia della radio, a firma del direttore del Museo dei Mezzi di Comunicazione Fausto Casi. Questo nome trattiene il catalogo di una mostra che è appunto Il mondo in casa, quindi assolutamente omonimo, in cui sono catalogati circa 350 oggetti ed era una mostra ospitata proprio ai piani superiori di dove ci troviamo adesso, perché era sempre all'interno del Palazzo Comunale, dal dicembre 1987 fino al febbraio del 1988. Quindi una radio, Il mondo in casa, cosa significa? Le radio che entrano proprio all'interno delle case, cosa che oggi il catalogo avrebbe potuto avere un nome differente, come dal mondo in casa al mondo in tasca con i telefoni cellulari.